15 FM, che vabbè, detto così sembra appunto parlando dopo, dopo Radio Blackout, sembriamo veramente una radio. Quindi, che cos'è? Il nostro progetto nasce nelle valli dell'entroterra di Chiavari, così per gioco, visto che lì, grazie alle montagne, le frequenze dei circuiti, delle radio commerciali non arrivano molto, c'è un po' di spazio libero, e così per gioco abbiamo detto proviamo a mettere un'antenna, vediamo cosa succede, no? Visto che appunto c'è frequenza libera, ho cominciato io, mi sono messo un'antenna sul tetto, un trasmettitore da 50 euro che si può comprare su eBay, e ho cominciato a mandare così dei podcast, quello che c'avevo sull'MP3. Però nella valle c'è un sacco di appassionati di musica, musicisti, gente che vorrebbe avere spazio nelle radio commerciali o comunque anche nelle radio comunitarie presenti nella nostra zona, ma sono radio pace, quindi oltre al prete che dice fa sentire la messa e poco altro, cioè no, non vengono aperti questi spazi, ho detto beh, proviamo a fare la radio. Abbiamo cominciato e niente, il nostro gruppo si è arricchito di un sacco di ragazzi del posto, abbiamo provato anche a fare un notiziario, ma principalmente tutto è ruotato attorno al martedì sera, dove grazie a uno studio di registrazione che abbiamo lì nella valle abbiamo cominciato a fare la nostra diretta. Sostanzialmente noi diciamo che siamo una radio libera, ma in realtà siamo una radio pirata, nel senso che cioè, per trasmettere in FM, come dicevano i ragazzi di Radio Blackout, ormai devi avere centinaia di migliaia di euro per poterlo fare, anche dove le frequenze sono libere, non si sa perché tu non possa fare una radio comunitaria. Da un anno e mezzo andiamo avanti così, abbiamo sul sito principalmente facciamo le dirette in streaming, ma l'idea è quella di dare spazio a tutti, infatti noi siamo qua questa sera proprio per chiedere a voi se volete partecipare, perché poi alla fine fare una radio al di là delle leggi, dell'FM, dei soldi, di tutto quello che non abbiamo, sono i contenuti. Il 92.10 è un po' un modo di... che ci siamo rotti le scatole di non poter fare la radio perché non abbiamo 200.000 euro. E il nostro, diciamo, uno dei nostri progetti sarebbe quello che se chiunque di voi abbia voglia di fare una rubrica, un notiziario, per esempio con Indie Media noi stasera vi volevamo chiedere se potevamo collaborare per avere, non so, per esempio Indie Media con un canale, una rubrica, un notiziario su 92.10. Cosa vorremmo fare? Abbiamo il nostro sito, abbiamo lo streaming, anche di tutto gratuito con i vari servizi di streaming, live streaming, stream, eccetera. Però la cosa che vorremmo fare è quella di rompere un po' questa dittatura che cioè, delle radio FM devi essere per forza grosso, non puoi comprarti la frequenza. E per farlo basterebbe che in tanti ci si mettesse, si comprano dei kit che costano 100 euro, colleghi il tuo computer allo streaming di 92.10 o di qualsiasi altra cosa, ti metti l'antenna sul balcone e puoi fare una radio locale, il tuo quartiere, quindi essere magari andare a fare le interviste, non lo so, alla gente del posto per coinvolgerli. L'idea ci è venuta anche vedendo che ci sono progetti analoghi nel mondo. Cioè, per esempio in Nigeria c'è un progetto che unisce internet, radio e quelle che sono le necessità principali della popolazione. Fondamentalmente lì è un'attività principale l'agricoltura, un ragazzo che se non sbaglio risponde al nome di Nyameka ha un sistema, poi questo tecnicamente lo conosci meglio tu, il quale praticamente ne porta uno ogni tot, quello che può essere villaggi o abitanti. Le varie persone che hanno questo kit possono lasciare un segnale, che è una registrazione audio, la quale poi però viene inoltrata all'interno del server, degli spazi della radio. Se c'è qualche altro utente che ha possibilità di rispondere ai problemi di colui che ha lasciato il messaggio, nel senso comunque si tratta di creare un network aperto che possa
chiaramente fornire di aiuto, dando risposta a domande, non lo so, noi fondamentalmente mettiamo al centro il fattore musicale, perché coloro che hanno in primis formato 92-10 avevano e hanno un background musicale, lui è fonico, io ho sempre mastrussato un po' come DJ, un po' come produttore, ci sono molti musicisti, quindi fondamentalmente noi al centro mettiamo la musica, la libertà di fare musica, di diffonderla, seguiamo eventi no profit o anche festival come è successo l'anno scorso per il Ballo con i Cinghiali, registrando, mettendo in streaming quello che chiaramente prendiamo il segnale, abbiamo messo tutto il festival, le interviste, quest'anno sarà lo stesso, quindi quello che noi, diciamo, la nostra dimensione centrale è quella della musica, partendo poi dalla musica reggae, roots fondamentalmente e poi anche dance, io poi per carità ho un programma che fa musica funk, quindi non c'entra molto, però le idee sono quelle, quindi comunque della comunione, della condivisione dei beni, siamo comunque fondamentalmente apertissimi e proprio per questo cerchiamo collaborazioni con chiunque, proprio perché siamo in crescita, attualmente abbiamo due dirette che sono il lunedì e il martedì e gli altri giorni facciamo un po' di rotazione di podcast o di trasmissioni indifferite. Riuscissimo ad arrivare a una programmazione in diretta più o meno costante, questo già sarebbe un buon traguardo. Chiunque ha voglia di fare l'intervista o di parlare di un problema lo può registrare, ce lo manda, noi lo trasmettiamo, volendo anche da casa, fare una diretta ormai veramente ci vuole il pincello, lo sapete meglio di me, cioè già solo con Skype, cioè una cuffia, un microfono, fai un'intervista a qualcuno, la metti in rete e poi dopo chi, cioè noi lo trasmettiamo anche in FM nella nostra valle, chiaramente con i nostri 20 watt del cazzo. Questa cosa lo può fare chiunque, cioè, cioè più leggi le leggi e approfondisci del perché non riesci a fare la radio comunitaria, più ti cazzi, no? Perché cioè, sembra proprio, cioè di Radio Padania per esempio, no? Hanno fatto una legge dove tu sei una radio comunitaria, la radio comunitaria ha lo scopo di dare spazio alla gente della comunità, quindi è giusto che possa espandersi allargando le proprie frequenze eccetera, hanno fatto sta legge dove solo le radio comunitarie nazionali, che vuol dire, è una parola non da poco perché vuol dire Radio Padania, Radio Maria, possono andare dove vogliono, in Italia comunque, Radio Padania può andare in Sicilia, in Puglia, in Sardegna, l'hanno fatto, vedono che c'è, si mettono come siamo noi, in mezzo a due montagne, lì vedono che c'è una frequenza libera, loro possono accendere un trasmettitore e automaticamente quella frequenza diventa loro. La televisione pirata è un reato, diciamo, civile, no? La radio pirata invece è una cosa penale, ti fanno il culo. A me hanno detto che la prima volta al massimo ti ritirano i trasmettitori, però ovviamente stiamo parlando di realtà talmente piccole che ce lo sapete voi, i nostri amici della Val, non dai fastidio a una radio commerciale che gli distruggi la frequenza, però farlo con in una realtà piccola, cioè nel senso 92-10 è cresciuta solo perché con un'antennina ci siamo messi lì, è stato un po' un punto di aggregazione, un modo di trovarsi dove poi sai cosa fai? Faccio la radio, va bene, allora mi impegno, io mi leggo le notizie, tu fai la selezione di musica reggae, di musica rock, di quello che vuoi e poi è bello che te la puoi sentire, perché alla fine il fascino di internet è una cosa meravigliosa, però puoi sentirtela nell'autoradio in macchina, mentre vai, torni a casa, ti senti la radio, i tuoi amici che parlano è divertente, cioè niente di che, però la legge ovviamente lo impedisce, ma in realtà il nostro sogno è quello appunto di fare lo streaming e per chi vuole si compra sto kit che se voi volete farlo vi possiamo aiutare, vi diamo due dritte, possiamo anche venire a fare due prove noi col nostro micro trasmettitore per vedere se c'è una frequenza che magari riesce a coprire un'area un po' ampia. E noi siamo qua fondamentalmente per chiedere aiuto a voi, a chi ha voglia di fare qualcosa, di produrre dei contenuti, delle rubriche per poter avere un palinsesto un po' più ricco e quindi magari poi crescere.